Buongiorno cari amici di YouTube e bentornati sul canale di Mike Borghese Audio. Oggi seconda parte dell'almanacco sui grafici, quindi questo mega video potentissimo dove abbiamo parlato di grafici tutto il tempo. Seconda parte dove proseguiamo col parlare di tutti gli altri grafici che non abbiamo affrontato nella prima parte, ok? Vi lascio alla visione del video, tutte le premesse le ho già fatte settimana scorsa, quindi andate a vedere la prima parte di questo bel video sui grafici perché sono cose interessantissime. Anche in questa parte ci saranno un po' di spunti creativi, un po' di curiosità che vengono dette nel mentre. Le parti più interessanti della live le ho tenute. Detto questo, vi lascio alla visione del video. Eccoci qui. Allora, questo qua è quello di alta qualità, immagino, no? Questo driver penso costi intorno ai 250 euro, 200 euro, una cifra del genere. Insomma, dovrebbe essere piuttosto caro. Quello 172. Che vediamo, ecco qua, una cifra abbastanza alta, niente di pauroso, ma sicuramente alta. Quello che notiamo è che al di là della frequenza di risonanza, il grafico rimane piatto, ok? Quindi non ho nessuna risalita. Se ora noi prendiamo l'altro driver, quello da una cinquantina di euro, il comportamento dovrebbe essere, eccolo qua, dovrebbe essere sostanzialmente diverso. Ora che succede, e qui di nuovo purtroppo si entra un po' nel tecnico, però neanche troppo. Allora, come diceva Daniel giustamentissimamente, il nostro driver è costituito da componenti che hanno una certa massa e da molle, sostanzialmente, quindi lo spider, la sospensione, di base sono molle, ma non essendo molle perfette, come dire, dissipano dell'energia, no? Quindi sono degli smorzatori, vengono definiti. È per questo che il nostro driver, no, ha i parametri TL small che descrivono il suo comportamento al valore della frequenza facendo un equivalente elettroacustico, cioè schematizzano il driver come se fosse un circuito che ha la stessa risposta in frequenza in un intorno, ok, selezionato, che è l'intorno della frequenza di risonanza, e viene stimato il suo comportamento con un'equivalenza di induttori e condensatori e resistenze. Appunto, si riesce ad arrivare ai parametri TS. Però quello che succede è che noi, invece di fare l'equivalenza con condensatori, quindi invece di fare un'equivalenza elettrica, okay, facciamo un'equivalenza meccanica, che forse è anche più intuitiva, il nostro driver diventa un insieme di un corpo che è fatto da massa, molle, smorzatore, no? Quindi la massa ovviamente è la massa totale di tutti i corpi, le molle sono lo spider che tende a riportare tutto in una posizione di equilibrio, la sospensione che tende a riportare tutto in equilibrio e così via, e allo stesso tempo, non essendo, esatto, sostanzialmente questa è una struttura solo massa-molla, se noi cerchiamo massa-molla-smorzatore abbiamo l'equivalenza tipica di quel sistema dinamico con cui possiamo rappresentare di base anche il nostro driver, no? Massa molla smorzatore, quello la vibrazione, ok, perfetto, esattamente lo stesso concetto, no? Noi abbiamo una massa che è il nostro driver, abbiamo tutta la serie di molle, ma non essendo molle e perfette, queste dissiperanno dell'energia e quindi le dobbiamo rappresentarle con uno smorzatore. Ora, quello che succede è che la coda, ok, della mia risposta, sì, della risposta dell'impedenza, ok, rappresenta il comportamento della massa, ok? Cioè, sostanzialmente il fatto che questa coda salga o scenda è rappresentativo del comportamento di quanto è preponderante la componente della massa, quindi quanto è, tra virgolette, bilanciato un driver. Ora, questo perché è importante? Perché a sbilanciare il driver, a contenerlo, è l'elettromagnete, ok? Quindi è l'avvolgimento e la bobina. Ora, il fatto che questo grafico, il grafico dell'induttanza, prende schizzi in alto, ok? Siccome l'induttanza in quel momento è molto alta, quello che noi abbiamo è che l'induttanza parassita del driver è molto alta in quel fascio di frequenze. Ma se noi guardiamo la legge che regola le induttanze, quindi la legge di stato delle induttanze, che dice che il voltaggio è uguale al valore dell'induttanza, quindi a L, per la derivata della corrente nel tempo. Ora,
Perché è importante questo? Perché una grande induttanza parassita, come quella che vediamo noi, questo pennacchio che sale, ok? Vuol dire che il driver sarà molto difficile, cioè avrà molta voglia, molta poca voglia di spostarsi una volta imposta un voltaggio ai suoi capi. Quindi il fatto che un driver abbia questo pennacchio vuol dire che la sua induttanza parassita è molto alta, ma se l'induttanza parassita è molto alta vuol dire che la sua tendenza di spostarsi una volta impresso una differenza di potenziale è molto bassa, perché un'induttanza si oppone ai cambiamenti di corrente. Quindi essendo i cambiamenti di corrente strettamente legati ai cambiamenti di differenza di potenziale, ecco qui che il driver fa schifo. Infatti se noi vediamo il grafico della risposta in frequenza, la cosa ci si palesa. Quello che vediamo noi dovremmo vederlo anche nel grafico a cascata in realtà, forse più nel grafico a cascata, sai Mike? Eccolo. Allora, vediamo che c'è una risonanza pazzesca, sostanzialmente il driver non ha molta voglia di muoversi. Se noi invece prendiamo l'altro, quello di alta qualità, dovremmo vedere un comportamento sostanzialmente diverso. Vediamo se questa teoria sarà riconfermata. Ok, quello che possiamo vedere è che in bassa frequenza lo driver sta molto più zitto. E questo è perché il fatto che abbia una linea dell'impedenza che è lineare e non sale, ok, vuol dire che questo driver si lascerà muovere, si lascerà spostare dall'amplificatore molto facilmente. E quindi questo è anche un indice di quanto un altoparlante è dinamico. E quindi, di nuovo, se abbiamo una risposta in frequenza che ha solo un picco e poi rimane piatta, il nostro driver è dinamico, come diceva Mike, quindi abbiamo bassi tempi di risonanza. Se non abbiamo una linea di impedenza che prende schizza in alto, vuol dire che il nostro driver si opporrà molto allo spostamento che gli impone l'amplificatore col suo voltaggio e quindi rimarrà a suonare per un sacco di tempo. Ovviamente questa cosa è preponderante in bassa frequenza perché sono le frequenze di cui si occupa un woofer e niente, e questo è. Ho letto una domanda in chat che diceva rispiegare la frequenza di risonanza per un woofer. Abbiamo detto che per un tweeter bisogna stare lontani da quella frequenza e cercare di tagliare sopra con un crossover, appunto, per non raggiungerla. Nel caso di un woofer, invece, come dicevamo adesso, innanzitutto la risposta in impedenza preferibilmente piatta rispetto appunto a delle risposte che vanno su impennata. Poi, Daniel, tu che ti occupi, diciamo, di car audio, quindi sicuramente di woofer ne avrai visti più di me e anche di subwoofer. Per quanto riguarda la frequenza di risonanza in questi ultimi, che nozioni ci puoi dare? Qualcosa di, non so, tua esperienza? Sì, per quanto riguarda i subwoofer, sì, come diceva Marco, sostanzialmente woofer e tweeter vanno trattati in modo diverso nella propria frequenza di risonanza. Prima di tutto perché c'è una differenza che, ok, sembra banale, ma in realtà non lo è. Il tweeter in realtà è una membrana e un magnete che sono già inseriti in una capsula, quindi in un volume che a monte è stato calcolato. Quindi alla fine quella che noi vediamo come frequenza di risonanza di un tweeter alla fine è la frequenza di risonanza dell'altoparlante tweeter, ma nel proprio volume, nel proprio box calcolato, perché se ci fate caso i tweeter non hanno spiati, non hanno fuori, sono una capsulina chiusa. Per invece per gli altri altoparlanti, per woofer, subwoofer, la cosa è diversa, perché appunto noi abbiamo proprio l'altoparlante puro e lo andiamo poi a gestire nel nostro box progettato a seconda delle nostre esigenze. Per quanto riguarda la frequenza di risonanza, allora, solitamente, e questo è un solitamente nel senso che 90% dei casi è così, si cerca di fare un box che stia al massimo, con una frequenza di risonanza coincidente con la frequenza di risonanza del nostro altoparlante, del nostro subwoofer. Questo perché appunto l'abbiamo visto fino ad ora, fare un altbox che abbia una frequenza di accordo che è inferiore, quindi ad esempio 30 Hz, alla frequenza di risonanza di un subwoofer, che potrebbe essere tranquillamente 40-45 Hz, è molto molto deleterio per il subwoofer, per l'altoparlante, perché si va a portare il
massimo funzionamento, diciamo, del nostro sistema acustico ad una frequenza che è dannosa per il subwoofer, per l'altoparlante. Quindi diciamo che di norma si cerca di incentrare al massimo la frequenza di accordo del box alla frequenza di risonanza del nostro subwoofer. Ci sono dei casi un po' più particolari, e mi viene proprio in mente un altoparlante tipico che ha questa peculiarità, e sono solitamente gli altoparlanti della marca Avatar, che hanno una frequenza, proprio usciti di scatola, hanno una frequenza di risonanza molto molto alta, cioè parliamo di 45, 47, talvolta anche 48 Hz. E tutti si aspetterebbero che, vista la frequenza molto alta di risonanza di questo altoparlante, siano progettati, diciamo, siano pensati più che altro per andare su un ambiente che può essere quello delle competizioni SPL. Nella realtà, questi sarebbero più dei subwoofer nel gergo adesso noi diciamo da raduno o da suono, nel senso che si prestano bene a molti generi musicali, sono molto morbidi ma allo stesso tempo precisi, quindi non vanno a perdere così tanto di quell'effetto che parlavamo prima, non vanno a soffrire così tanto di questa campana, quindi di continuare a suonare nonostante l'amplificatore abbia cessato di consegnargli il segnale. Perché? Questo perché i produttori hanno fatto le rilevazioni prima del rodaggio. Quindi le rilevazioni che troviamo sostanzialmente in questa marca di altoparlanti sono rilevazioni fatte a monte di un rodaggio. Quindi non ad altoparlante bello pronto per essere utilizzato dopo una decina, quindicina, ventina di ore, adesso a seconda di come uno preferisce fare il rodaggio. Ed è questa appunto la peculiarità di cui parlavo, cioè sì, è vero che hanno una frequenza di risonanza molto alta di base, ma nella realtà li potete spingere anche molto più in basso. Capito. Questo è l'unico caso che fa, ovviamente ci sono altre case produttrici che adottano lo stesso stile, diciamo, di analisi. Come ultima cosa riguardo a impedenza, poi magari passiamo a fase, io andrei a parlare un attimo di questa. Allora, questo qua che cos'è? È un tweeter a nastro, volgarmente detto a nastro, se guardiamo le specifiche, è della Dayton Audio, questo qua, in questo caso. Andiamo a vedere, è un folded caption ribbon tweeter, piegato su se stesso, no? Come vedete il nastrino interno, la risposta in frequenza è questa in questo caso, ma è interessante vedere impedenza e fase. La cosa molto interessante dei tweeter a nastro in questo caso è che, se noi guardiamo una risposta di un tweeter normale, per esempio della fase, un problema, e qua ci si collega un po' a quello che è la costruzione dei crossover, è che intorno alla frequenza di risonanza quello che succede alla fase è che comincia a ruotare. Ora, due parole veloci su cos'è la fase e cosa vuol dire in termini spicci, proprio in termini pratici. La fase si misura in gradi, e è misurata in gradi perché è misurata di nuovo nel dominio dei cicli, quindi è riferita a una sola frequenza e indica quanto ritardo c'è, ok, in gradi appunto, a una determinata frequenza, con quanto ritardo l'altoparlante riproduce il segnale che gli è stato inviato. Quindi uno sfasamento, per esempio, di 180 gradi, okay, a 200 Hz, vuol dire che il segnale a 200 Hz, facciamo 1 diviso 200, okay, il segnale a 200 Hz che ha un periodo di nuovo di 5 millisecondi, quindi per fare tutta un'onda ci vuole 5 millisecondi. Il fatto che ci sia uno sfasamento di 180 gradi, per esempio, a 200 Hz, vuol dire che l'altoparlante riprodurrà la frequenza a 200 Hz, ok, con
5 millisecondi con, come dire, mezzo periodo di 5 millisecondi. Quindi se consideriamo che per fare un intero periodo, quindi per fare 360 gradi, diciamo così, ci vogliono 5 secondi, uno sfasamento di 180 gradi vuol dire che l'altoparlante riprodurrà la frequenza a 200 Hz con 2,5 millisecondi di ritardo, ok? E questo, quindi qual è il vantaggio? Il vantaggio sarebbe che avere un driver totalmente lineare, quindi che non ritarda in nessun modo la riproduzione del segnale rispetto a quello che gli viene mandato in ingresso, è una cosa ottima. Cioè, io ci guadagno in tutti i punti di vista, nel senso, in dinamica, perché ovviamente io non ho quel ritardo di 2,5 millisecondi, quindi in generale che è causato dalla fase, ok? Non ho il ritardo di sfasamento dal momento in cui mando il segnale al momento in cui viene riprodotto. Questo rende di fatto, essendo i tweeter a nastro a fase nulla, quindi sono piatti, li rende sostanzialmente, come dire, perfetti, perché non incorporano ritardo in nessuna banda di frequenza, ok? Non incorporano ritardo in nessuna gamma di frequenza, e quindi a livello di crossover questo è molto interessante, perché siccome io voglio includere due driver insieme, li voglio incorporare, di solito la scelta che si fa è quella di scegliere una zona in cui si incorporano i due driver, in cui non c'è rotazione di fase, quindi in cui i driver riproducono la frequenza in modo pulito, in modo da poi avere un lavoro più facile e avere anche una maggiore dinamica di nuovo, ok? A livello di allineamento della fase che verrà poi sfasata pure per colpa dei filtri, però vabbè, diciamo è un discorso a parte questo. Però appunto il fatto che il mio driver abbia una fase costante indica che sostanzialmente ogni frequenza, a partire dalle frequenze che sono poi il limite del driver fisico che lo portano alla distruzione, la frequenza di risonanza eccetera eccetera, ogni frequenza è buona per avere questo incrocio e, come dire, e so anche di avere un'ottima dinamica su tutto lo spettro, no? Questo quindi rende veramente i tweeter a nastro molto potenti, però purtroppo i tweeter a nastro hanno il difetto di non avere una risposta in frequenza linearissima. E, esatto. E di nuovo, cioè, qual è il vantaggio? Cioè, perché è così? Perché i tweeter a nastro non sfruttano un sistema di una bobina che si muove in un campo magnetico, a questa bobina sono attaccate delle masse, che vengono appunto, a cui poi sono attaccati degli spider, a cui poi sono attaccati delle sospensioni in gomma che, come dire, contribuiscono a perdere linearità. Semplicemente il tweeter a nastro è un campo magnetico fortissimo, ok? A destra e a sinistra del tweeter, a destra e a sinistra appunto del nastro, che è quello che ora si vede nella foto di Mike, ok? Un campo magnetico fortissimo, fatto con magneti al neodimio di solito, ok? In cui è immerso questo nastro ripiegato, all'interno del quale passa una corrente elettrica. Quindi non ho tutto il complesso di masse, questo nastro è leggerissimo, quindi sostanzialmente la massa è trascurabile, ok? Non ho questi complessi di masse, non ho dispersioni di energia, non ho perdite di energia, non ho risonanze. E questo è quello che fa la vera potenza di tweeter a nastro in termini di dinamica, in termini di qualsiasi cosa, però si paga nella perdita di linearità che purtroppo i tweeter a nastro non hanno. Però appunto, nonostante questo, i pregi sono veramente tanti, e infatti tantissime ditte, appunto, come ora può far vedere anche Mike, sta facendo vedere Mike, incorporano con successo tweeter a nastro, che sono in prodotti che costano anche non poco, ecco. Sì, le Adam probabilmente sono le più famose da questo punto di vista. Come diceva un attimo fa Luca, come vedete nella diciamo creazione dei tweeter a nastro c'è questo diaframma che alla fine si comporta avendo massa nulla ed essendo un componente così tra virgolette semplice. È come un semplice cavo di rame, ok? Che non ha effettivamente degli effetti che possono essere tradotti in un circuito RLC associato alla stessa membrana. È come un filo di rame nudo e crudo e spoglio, che non ha molti effetti sul suono che gli passa sopra normalmente.
dietro c'è questo magnete al neodimio, come diceva Luca, il suo cage dietro, la protezione frontale, anche perché se toccate un Twitter a nastro vi tagliano le dita, eccetera eccetera. Guardiamo le specifiche tecniche di questo, ok? Dayton Audio ci dichiara queste specifiche tecniche. Noi guardiamo la risposta e diciamo, vabbè sì, c'è un bump qua, va su. Lo smoothing è fatto a un 1/24 di ottava, quindi se ci fossero gobbe particolari dovremmo comunque vederle o comunque rilevare qualsiasi cosa che sia roba brutta, però sembra essere tutto sommato non troppo orribile, anche se comunque qua sopra i 15.000 va un po' giù, già qui si apre la risposta, però solo sopra i 10.000 si apre in modo vero e proprio. È sempre vero che i Twitter a nastro molte volte si trovano nei monitor, quindi si è sempre abbastanza di fronte all'altoparlante, cioè non si va troppo in giro per la stanza, però questo qua è quello che è dichiarato dalla Dayton Audio. Se noi poi guardiamo i test fatti dal sito, vediamo che ci sono innanzitutto due test diversi. C'è la risposta in frequenza sul piano orizzontale e la risposta in frequenza sul piano verticale. Perché questo? Perché il Twitter a nastro non è una cupola tonda, è un rettangolo. È ovvio che si comporta in modo diverso su un asse rispetto che sull'altro, perché appunto non è tondo. Quindi loro giustamente hanno messo entrambe le risposte. Adesso vediamo se riesco ad aprirle in due schede separate. Sì, direi di sì. E vediamo che cambiano decisamente le risposte, vedete? Quindi la linea rossa non cambia perché la linea rossa è la risposta in asse, ok? È proprio col microfono puntato dritto sull'altoparlante, quindi sia in un caso che in un altro è la stessa. Però le risposte con l'inclinazione cambiano rispetto che sull'asse verticale e orizzontale. Come vedete, sull'asse, cos'è il primo? Orizzontale, quindi se mi muovo così la risposta è un po' più, tra virgolette, piana, mentre se io vado qui decisamente no. Ma al di là di questo, la cosa ancora più interessante è vedere che rispetto a ciò che ha dichiarato il costruttore, quindi la famosissima Dayton Audio, qui abbiamo questa risposta piana, sì, ok, carina, coccolosa, e poi quella misurata è questa. Quindi appunto, come diceva Luca, è difficile far suonare bene i Twitter a nastro. L'Adam ci riesce? Non ci riesce? Lo vediamo bello, quindi lo dobbiamo anche sentire bello e siamo un po' condizionati? Non lo so. Fatto sta che questo è quanto. Se vogliamo prendere un Twitter generico per far vedere la differenza, evidentemente fare un taglio in tutta quella zona che si avvicina ai 1000 Hz, noi vediamo un certo sfasamento di gradi che comincia a rompere un po' le scatole, no? E è chiaro che noi vorremmo tagliare questo Twitter in una frequenza che è tanto più possibile a una linea che rimane retta con la fase, per avere, o meglio, cioè possiamo anche farlo di tagliarlo nel momento in cui la fase comincia a girare, però ovviamente avremo tutta una serie di problemi in più da tener conto, perderemo in dinamica, in esatto, velocità del tracciamento. Che poi anche il filtro crossover va a farci ruotare fase. Esatto, esatto. Quindi poi dovremo, c'è anche da vedere il compromesso. Esatto, quindi comunque sia, già su questo possiamo vedere che siamo un po' costretti ad avvicinarci a una frequenza di taglio che è intorno ai 2500 Hz, quando la fase si comincia un po' ad appiattire per avere una buona dinamica. Cosa che invece nel Twitter a nastro non siamo obbligati a fare. Poi, questo grafico qui colorato che vedete, che non lo stiamo guardando neanche dipinto, in realtà è semplicemente questo che abbiamo guardato finora, ok? Però in due dimensioni, e la terza dimensione invece di averla abbiamo i colori.
perché ci piace essere persone colorate. Perché è utile questo grafico qui rispetto all'altro? Perché in questo grafico qui, per esempio qua dietro dove ho il cursore, vedete che c'è un avvallamento, si può come fate finta che questa sia una montagna, si può formare un laghetto qua dietro, però se davanti abbiamo una montagna che ci copre il laghetto, noi il laghetto non lo vediamo. Invece qui, guardando dall'alto, ok, vediamo anche per esempio questo puntino qui che era coperto prima, noi adesso lo vediamo, eccetera eccetera. Quindi da questo punto di vista ci dà più informazioni, però comunque sono informazioni che non è che siano così ultra importanti, perché appunto quello che ci interessa vedere molto da questo grafico sono queste striature verticali. Dove ci sono queste striature verticali vuol dire che ci si sta mettendo tanto tempo ad avere il decadimento dell'energia. Quanto più tempo ci sia, si vuole, o meglio, quanto più tempo si ha di decadimento dell'energia, tanto più vedete che c'è una macchia rossa in alto, quindi un volume SPL di BSPL più alto di partenza, proprio perché c'è più energia in questo punto. E come diceva prima Luca, vediamo che tutta questa cosa qua è correlata in questo grafico qui di risposta in frequenza, dove abbiamo questi bump qua in alto e tutta questa energia che, guarda caso, dai 3000 fino ai 10000, e qua siamo esattamente dai 2000-3000, questo punto qui, fino ai 10000. Quindi è tutto perfettamente correlato. Altri grafici, la distorsione armonica l'abbiamo accennata prima, e anche questa qua è correlata con gli altri grafici ed è data dal fatto che appunto il nostro driver va avanti a oscillare e quindi c'è questa distorsione, perché appunto non riesce a riprodurre in modo fedele quell'esatta armonica, ma va avanti a vibrare perché appunto ha più energia in quel punto, non riesce a scaricare così in fretta l'energia, ma se la porta dietro. Piccola interruzione video per dirti che se hai bisogno di contattare me, se vuoi supportare il canale o qualsiasi altra cosa che ti viene voglia di fare per, non so, passare dal mio link Amazon, avere spunti creativi, sapere quali sono gli attrezzi che io uso per creare i miei diffusori, trovi tutto in descrizione video. Ci sono un sacco di informazioni, passa da lì, leggila con calma, tanto ti porta via dir tanto un minuto, e lì trovi tutto quanto. Per il resto, buona continuazione del video. Ok, quello che vediamo è che in bassa frequenza il comportamento è veramente pessimo, no? Direi, cioè, spesso noi parliamo di amplificatori in classe D che hanno distorsioni di 0,001%, come dire, si tengono un po' a sprezzare i più classici amplificatori analogici come sono quelli in classe AB, no? Però quello che noi vediamo è che la distorsione di un classe D, essendo bassissima, comunque sia viene totalmente poi buttata già intorno a una frequenza che sono i 100 Hz per una quantità di pressione sonora che è intorno ai 96 dB, 102 dB, quindi insomma non sono cose tanto ampie, no? Che va dal 3-4% a salire, ma sale anche piuttosto velocemente. Quindi comunque sia, cioè, si può vedere che da questo che spesso i colpevoli, come dire, sì, della distruzione armonica che abbiamo nell'impianto non sono tanto gli amplificatori, che ok, fanno la loro parte, ok, però soprattutto sono tanto i driver, che poi portandosi dietro un 4-5% di distorsione armonica a salire per arrivare anche sopra tranquillamente al 10%, eccetera eccetera, alle basse frequenze sporcano la gamma audio. Purtroppo questa qua, insomma, è una cosa che un po', come dire, contestualizza un po' tutti i driver, tutti i valori di distorsione armonica bassissima che danno i classe D, che, come dire, lasciano il tempo che trovano nel momento in cui poi si attaccano a un altoparlante. Sicuramente sul banco, attaccati a un oscilloscopio, vanno benissimo. Poi, nella realtà, diciamo che non è la distorsione armonica l'unica cosa che conta. Allora, questo qua è un 6 pollici e mezzo, mentre questo qua è un 12 pollici.
come vedete, esatto. 6 pollici e mezzo questo qui, 12 pollici questo qui, c'è effettivamente un cambiamento molto molto grande quando uno vuole per esempio il transiente nitido, cioè un transiente nitido su 6 pollici e mezzo vedete che nitido non sarà, mentre su un 12 pollici ha una superficie maggiore, quindi qua abbiamo il transiente, solitamente la cassa nel senso, oddio, la batteria, ok, la cassa della batteria, quando io voglio sentire la pulsazione della batteria, quella frequenza lì sta intorno ai 100 Hz solitamente, può oscillare sugli 80 così, però andatevi a vedere anche i mix engineer, comunque è sempre lì quella frequenza lì, e in questo caso qui avremo appunto una distorsione armonica bassa, di conseguenza abbiamo quella frequenza lì molto nitida. E se andiamo a vedere il... dov'è? Non c'è il waterfall, no, non c'è il grafico waterfall, magari sul 10 pollici c'è, no, ah, ma mi sa che non li mettono per i coni così ampi il waterfall, o forse sono un po' di fascia di prezzo un po' troppo bassa questi. Ah, dici, allora, vabbè, già da qui si vede 6 pollici e mezzo. Guardate il waterfall, ok? Mi viene da ridere. 6 pollici e mezzo qua il waterfall. Vabbè, esatto, qua, diciamo che sicuramente si capisce il driver. 8 pollici. Sì, sì, no, esatto. Poi, appunto, quello che si poteva vedere un po' sul Dayton in alluminio era un po' quello che accennava Marco prima, dei problemi di risonanza che c'ha l'alluminio. Beh, le dunettine, sicuramente c'è una questione anche di interferenze del rifasatore, ma poi a un certo punto evidentemente quel cono in alluminio comincia a rompere un po' le scatole sulla banda audio, e da certo, proprio, si vede c'è una sorta di ciclicità nelle interferenze, quindi è evidente che sta entrando in risonanza o sta perdendo le sue qualità, no? Comincia a risuonare, quindi cosa che dovremmo vedere meno su un altoparlante in carta, ma sì, in polpa di cellulosa, che appunto non vibrando come una campana. Ora, a parte questo driver che purtroppo è un po' di qualità infima. Allora, questo qua in carta, ecco, sempre no, guardando questo grafico qui, vede un po' che impazzisce meno in alta frequenza, diciamo così. Certo, smette sicuramente di essere lineare, però quantomeno non ha quelle risonanze così evidenti quanto lo fanno, quanto ha quello in alluminio. Ora dovremmo vedere, certo, un comportamento meno simile. Ora, senza, qua sembra anche un bel driver in realtà, vabbè, comunque sia, dovremmo vedere un comportamento più o meno simile anche, come dire, sugli altri materiali duri, quindi anche una fibra di carbonio dovrebbe avere un po' delle risonanze rispetto al carta. Fibra di vetro, come vedete, è un po' più contenuto questo qui in fibra di vetro. Sì. E vabbè, la distorsione, diciamo, ovviamente dobbiamo pure mettere nel conto che non sono purtroppo tutti gli stessi driver in cui cambia solo una cosa, no? Ovviamente ci interessa un po' un andamento generico, diciamo. Questa è la fibra di carbonio, che appunto, come diceva adesso Daniel, ci sono tantissimi parametri che variano, però vediamo comunque delle diversità. Ok, no, più o meno si rivede un po' questo trend dei coni duri che cominciano a un certo punto a risuonare. Poi purtroppo ha già detto tutto Daniel, nel senso, è questo il succo. È impossibile cambiare una sola cosa e aspettarsi di vedere su carta chiaramente le differenze, anche perché appunto sarebbe impossibile mantenere il resto uguale, come ha detto Daniel. Però esatto, appunto, di nuovo, esatto, vedendo un trend, vediamo che i coni duri purtroppo hanno un po' questo problema, che cominciano a essere un pochino rumorosi. Certo, poi comunque ricordiamoci che, no, se per esempio riprendiamo questo qua, che è il Dayton Audio, no? Comincia a fare, sì, tutto, esatto, questo intorno ai 6000 Hz, è chiaro, a 6000 Hz questo driver non esisterà più in un crossover, no? Cioè il contributo sarà sostanzialmente, certo,
Quindi il driver non è che non è valido, il driver è valido, è ovvio, dipende da quello che dobbiamo fare. Nell'idea non c'è mai la perfezione per tutto, non la si troverà mai, ovviamente. Esatto. Cioè, ovviamente in un 2 vie questo driver rimane valido, perché appunto se noi lo tagliamo a 2 kHz tutto quel casino là non ce l'abbiamo, però esatto. Appunto, quella lama rimane un po' una caratteristica purtroppo dei materiali del cono. Mentre cerchiamo un grafico polare dedicato agli speaker, parliamo di configurazione polare, una cosa che solitamente si sente quando si parla di microfoni. In questo caso ci sono varie configurazioni polari, ovvero nel caso di un microfono si tratta di posizione da cui proviene il suono e il microfono la rileva in modo corretto, quindi la riesce a registrare. Tra le varie configurazioni polari, la più, diciamo, le due configurazioni polari più viste e sentite sono sicuramente l'omnidirezionale, che sarebbe questa, che è la stessa che ho io su questo microfono che ho in mano, che adesso vi faccio vedere. Questo microfonino qui è un lavalier, un microfono che si mette sulla camicia. Se io lo tengo dritto, se io lo metto a testa in giù, lo metto a destra, lo metto a sinistra, me lo punto verso la bocca, è un omnidirezionale, quindi voi sentirete sempre la stessa cosa. Mentre se andiamo su microfoni diversi, come per esempio un microfono di questo tipo qui, quindi una capsula, o anche un condensatore, come per esempio, aspettate che lo prendo, come per esempio questo, un microfono a condensatore, questo qua ha una configurazione a cardioide, ovvero questa configurazione qua, che spesso, o meglio, si chiama così e viene riferita a cardioide perché ha la forma di un cuore. E poi ci sono anche altre configurazioni polari, quindi omnidirezionale, cardioide, supercardioide, dove prende principalmente davanti e un pochino dietro, quindi nel caso di questo mio microfono qui, se lo metto al contrario la mia voce non la prenderà per nulla bene, ci devo parlare da davanti. Poi c'è appunto il supercardioide, che è un po' da davanti, un po' da dietro, e poi c'è l'ipercardioide, che è davanti e dietro. Questi qua li trovate sui microfoni a nastro, sono degli ipercardioidi molto spesso, i nastri, e sono anche un po' chiusi. Nel caso degli speaker questa cosa si traduce non in suono che viene acquisito, perché ovviamente gli speaker non acquisiscono un suono, ma in suono che viene trasmesso, quindi come viene trasmesso il suono dallo speaker nello spazio. Pagina 6 e 7. Eccolo qua. Come vedete, ingrandiamola magari, come vedete questi qua sono appunto i grafici di risposta polare, quindi nello spazio come si comporta il nostro speaker. C'è il verticale a un terzo di ottava, sempre qua un verticale a 3/8 di ottava. Sì, che poi questi sono un po', come dire, il grafico più preciso, tra virgolette, perché no? Cioè, uno appunto, come dicevi te, vedi tutti, rispetto al punto di emissione centrale, vedi tutti i punti che tu sei in asse, quindi a 0 gradi, quindi nella linea verso destra, oppure uno vede a più 30, più 60, tutti i punti in cui sei fuori asse. È un po' la generalizzazione del grafico che prima avevamo visto in 2D, in cui c'erano solo le lineette con scritto 30-60, ora in questo momento vediamo 30-60-90, esatto. Eccetera eccetera. Tutto andiamo intorno alla asse. Questo grafico qua, per intenderci, no? Quindi cos'è lo 0, il 30 e il 60 in questo caso? Esatto, esattamente. Cioè l'inclinazione. Questo qua invece è proprio con molti più gradi di inclinazione. E le frequenze qua non so se viene testata una frequenza particolare o è rumore. No, sono un grafico per ogni banda di frequenza. Se sali su lo mi vedi, sembrava scritto mi tipo sembrava, questo qua mi sembra. 10.000, ecco, vedi tipo 830, 500, 400. Esatto, esatto. Eccetera, eccetera. Come vedete le basse sono abbastanza omnidirezionali rispetto a frequenze sempre più alte che vanno sempre più a picchiare sullo 0 gradi, quindi sul fronte, e riescono a girare di meno intorno alla cassa, per intenderci.
Semplicemente io volevo dire, anzi, vorrei augurarmi con tanto auspicio che dopo tutte queste carrellate, tutti questi grafici, questi altoparlanti, tutti quelli che ci guardano da casa finalmente riescono in qualche modo a mettersi in testa che non esiste, non è mai stato progettato, né penso che sarà mai fatto da qualsiasi casa, il driver, il woofer, il subwoofer perfetto. Non esiste l'altoparlante perfetto che fa tutte le frequenze o le fa tutte benissimo. Va scelto, esatto, il componente, esatto. Va fatta una progettazione, va tutto a seconda di quello che dovete fare. Non c'è un woofer meglio, uno peggio di un altro, perché secondo, cioè, ognuno ha le proprie caratteristiche, le proprie peculiarità, i propri, le esigenze, alti, i propri bassi. Sì, si guarda tutto e soprattutto le esigenze. Esatto. Quindi non esiste l'altoparlante perfetto. Ragazzi, ancora una volta grazie, ancora una volta buonanotte a questo punto. Buonanotte. Grazie a te, Mike. Buonanotte. Per l'invito. Va bene, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao ciao. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao ciao. Ok, si conclude qua anche la seconda parte della live, seconda ed ultima. È stata parecchio lunga, io voglio ringraziare ancora una volta Marco, Daniel e Luca per aver partecipato insieme a me a questa live e aver parlato così tanto approfonditamente dei grafici, cercando di essere il più completi possibile dal punto di vista tecnico, e spero che a voi sia piaciuta, in modo tale che adesso ci siano dei video su YouTube che parlano di queste cose. Sappiate come muovervi all'interno del mondo audio, sapete dove guardare adesso. E questi video saranno sempre quelli a cui io vi reindirizzerò per capire meglio queste cose, ok? Detto questo, io vi saluto, vi ricordo di passare in descrizione per tutte le informazioni utili che ci sono riguardo a donazioni, supporto del canale, sito web, contatti, gruppi Telegram che parlano di audio tutto il tempo. E vabbè, se pensate che questo video possa essere utile a qualcuno, condivideteglielo, non lo so, quelle cose lì che si dicono spesso, no, iscriviti, la campanella, il mi piace, tutto, quello che è. Detto questo, io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, ci vediamo lunedì con la live e ciao a tutti, ci vediamo!